Ucciso e sfigurato, Sabino Cipolletta, 67enne ex dipendente comunale dell'ufficio Anagrafe, è stato trovato cadavere questa mattina nella sua abitazione in via Nazionale al Civico 60 a Contrada. La macabra scoperta è stata fatta da una conoscente che si era recata a fargli visita di condoglianze. Difatti la vittima, 10 giorni fa, aveva perso il fratello. La porta della casa rurale era semiaperta. Cipolletta era disteso sul pavimento in una pozza di sangue. Il volto tumefatto, ancora con lo stesso abbigliamento con il quale era stato visto la sera precedente seguire per le strade del centro storico la processione in onore di San Michele. A Contrada, i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale, un lungo sopralluogo e poi l'esame esterno del corpo da parte del medico legale. Nessun dubbio, è stato un omicidio. Stando alle prime ipotesi, l'uomo sarebbe stato ucciso con un bastone o con un grosso sasso. L'arma del delitto ancora non è stata ritrovata. Gli inquirenti stanno setacciando le campagne che circondano la casa rurale nel tentativo di recuperare non solo l'oggetto che ha trucidato il 62enne, ma anche in cerca di elementi utili per fare luce in quello che appare un vero e proprio giallo. Al momento sembra unica la pista seguita, legata al delitto, è di natura personale. Potrebbe essere però anche una rapina data male. L'appartamento della vittima era infatti stato messo a soqquadro dal suo assassino. Si sta scavando nella vita privata dell'uomo, che viene descritto dalla comunità sconvolta, un uomo generoso, disponibile e altruista. In lacrime il primo cittadino di Contrada, Antonio Iannacone, che ha ricordato così il 62enne. Nostro ex dipendente comunale, fino all'anno scorso, a gennaio del 2008, andato in pensione, persona tranquilla. Mai creato problemi, è impiegato l'ufficio anagrafe del comune. Stamattina ovviamente sono sconvolto. L'abbiamo visto l'ultima volta, ieri sera abbiamo fatto la processione di San Michele a Contrada, partecipata un po' tutta la popolazione, era presente pure Sabino. L'ho incrociato nel parcheggio prima della processione, ho visto due parole, stava tranquillo. Cosa le ha detto sindaco Sabino? No, era tranquillo, sereno, ci siamo salutati soltanto, perché poi andavo di fretta per prepararci per la processione, ma l'ho visto tranquillo, sereno, anche se ho avuto un lutto da poco, avevo avuto un lutto in famiglia da 15 giorni, è morto il fratello. Niente. Non era sposato Sabino Cipolletta? No, no, abitava in questa abitazione, qua sta sulla Nazionale. E niente, avevo solo amici qua, nessuno lo voleva male, veramente. Siamo veramente costernati, un po' tutti quanti. Un episodio davvero brutale che colpisce l'intera comunità. Che è successo veramente, quando sono arrivato, mi hanno avvisato i carabinieri, sono sul posto proprio per capire un po' la dinamica, quello che è successo. Un episodio che ha scosso la comunità di solito tranquilla, che non offre cronaca nera. Sì, purtroppo è un brutto episodio. Come si riesce a dare... Lascio, grazie.